È la Dogana Veneta di Lazzise, il centro in cui oggi si è parlato di attualità del percorso di riabilitazione dell'ipoacusia a 360 gradi. Due dei relatori di questo pomeriggio sono stati il dottor Davide Soloperto, dirigente medico di otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera universitaria Borgo Trento di Verona, che ha parlato di riabilitazione chirurgica in particolare nel soggetto adulto e anziano e in generale comunque di riabilitazione dall'ipoacusia. Quali sono le novità di questa fase terapeutica e soprattutto quali sono le prospettive, dottore? Sì, come dicevamo, sicuramente un aspetto fondamentale consiste, almeno nella nostra esperienza, nel minimizzare gli approcci chirurgici e quindi nel rendere la chirurgia sempre più funzionale anche a una riabilitazione uditiva. E nello specifico noi a Verona portiamo avanti una tecnica chirurgica che è la chirurgia endoscopica dell'orecchio, che ci consente di ottenere con un approccio mini-invasivo degli ottimi risultati in termini di eradicazione della patologia e allo stesso tempo anche di riabilitazione uditiva. Laddove questo non sia possibile, ovviamente a seconda del tipo di ipoacusia trasmissiva, mista o neurosensoriale, possiamo utilizzare tutto un ventaglio di dispositivi protesici che si possono impiantare chirurgicamente, che vanno dalle protesi osteointegrate all'osso fino alla tecnologia degli impianti cocleari e degli impianti al tronco, laddove ovviamente ci sia l'indicazione. Con l'ingegner Daniele Tragnaghi, che è il referente scientifico dei centri acustici Zellger che hanno sponsorizzato questo evento, si è parlato di un concetto molto interessante che è il personal hearing trainer, ovvero sposta l'attenzione sull'audioprotesista, quindi sul tecnico deputato alla riabilitazione, proprio fare applicare e ottimizzare al massimo la tecnologia che oggi è estremamente avanzata. Esatto. Prego. Abbiamo visto l'ascesa negli ultimi anni delle soluzioni tecnologiche e il grado elevato di tecnologia, l'attenzione si è spostata un po' sulla figura dell'audioprotesista che io amo definire il vero e proprio personal hearing trainer, perché è colui che opera la scelta esatta della soluzione dopo una curata valutazione del paziente che ha di fronte, quindi la soluzione esatta, l'amplificazione esatta, studiando le esigenze del paziente e non da meno le abilità e capacità cognitive. Quindi il personal hearing trainer deve saper dare un supporto al cervello in modo tale che il paziente riesca a ritornare attivamente a quella che era la miglior qualità di vita che aveva prima dell'utilizzo della protesi acustica. È stato interessante in particolare un passaggio di una delle relazioni in cui si diceva addirittura che oggi con la tecnologia esistente un paziente riabilitato potrebbe addirittura arrivare a sentire meglio di un normoudente perché ha una serie di ottimizzazioni, diciamo, algoritmiche che possono veramente rendere quasi reale il concetto della realtà aumentata. Voi nei vostri centri avete questa impressione, cioè è ancora lontano da raggiungere questo traguardo o ci stiamo arrivando poco a poco? Certo, la tecnologia di oggi ci mette sul piatto la possibilità di utilizzare degli algoritmi che effettivamente, se fossero sfruttati dal paziente ipoacusico, porterebbero a delle capacità che una persona normudente non ha. Ovviamente sono tecnologie che le diamo che verranno adattate a persone con delle difficoltà e quindi difficilmente poi potremo dire che il beneficio sarà maggiore di quello che un normudente poi sfrutta quotidianamente. È importante un'ultima battuta con il dottor Soloperto, perché si è parlato anche molto di politiche sanitarie, di questi famigerati tagli al sistema sanitario nazionale che molto spesso non arrivano senz'altro a penalizzare certi percorsi riabilitativi, però possono arrivare a condizionare molto la vita degli operatori. Che cosa si può dire in questo senso e quali sono anche su questo le prospettive che intravede? Sì, sicuramente viviamo in un'epoca in cui è estremamente importante fare delle scelte, perché le risorse non sono infinite e quindi dobbiamo essere noi per primi ovviamente a porre le giuste indicazioni per determinati trattamenti, avendo presente ovviamente i costi che ci sono dietro queste scelte e quindi senz'altro
da questo punto di vista un primo ruolo importante può essere svolto proprio dagli operatori sanitari, che devono correttamente dare delle indicazioni, soprattutto indicazioni chirurgiche, per l'utilizzo di determinati dispositivi. Dall'altra parte ovviamente ci vuole una maggiore apertura, probabilmente anche nella allocazione delle risorse e nella scelta dell'allocazione delle risorse. Sicuramente il personale sanitario, che tutti i giorni si trova a fronteggiare questi problemi tra le esigenze e le aspettative dei pazienti da una parte e la necessità di collocare le risorse in maniera adeguata, che dovrebbero essere magari maggiormente interpellati nelle scelte che vengono poi utilizzate per la giusta collocazione, per l'appunto, delle risorse. Grazie ad entrambi e buon lavoro. Grazie.